E buongiorno, felice lunedì a tutte quante, a tutti quanti anche. Siamo qua per parlare di uno degli argomenti più banali, se così si può dire, perché tutti sappiamo che dobbiamo bere, che dobbiamo idratarci e ogni volta che parlo con le persone dicono sì, io bevo quanto bevi e a volte un bicchiere d'acqua al giorno. È molto grave, me ne sono resa conto che è una delle cose che più fatichiamo ad accettare e ad implementare nell'arco della giornata, proprio perché è così semplice. Perché gli dicevo l'altro giorno a una mia amica, e specialmente le cose semplici sembrano quelle meno efficaci. E quando ho visto che Lorenzo Bergamì è nutrizionista, che lavora con atleti importanti, tanti che ha sposato questo come tema, come valore fondamentale delle sue azioni da implementare prima con se stesso e poi con gli altri, ho voluto portare tutto il suo knowledge proprio per avere un panorama più grande dell'importanza che è non trascurare le cose più semplici della vita. E oggi vedremo proprio una quantità infinita di cose che io vi chiedo di prendere penna, di prendere carta e di segnarvi tutte quante. Dopo alla fine magari vi farete un ripristino del tutto e poi vedremo dove ci sono i bug, come mai ancora nel 2020 con tutta questa informazione le persone non si idratano come devono farlo. Ed eccoci qua Lorenzo. Buongiorno Lori, tutto bene? Ciao, ciao, buongiorno a tutti, grazie mille Anna Laura per questo invito, tutto bene, quindi siamo pronti a questa bella intervista e grazie per la presentazione. Sicuramente l'idratazione è qualcosa che è stata parte fondamentale del mio percorso formativo, un po' un mio, tarlo che da sempre mi è rimasto, quindi sarà un piacere oggi condividere con voi la mia esperienza, non soltanto in campo di performance, ma anche in campo di benessere. Ed è pazzesco proprio quello, quanto le cose semplici della vita sembrano quelle meno efficaci e si trascurano. Nel momento in cui li trascuriamo, dopo è molto difficile implementarle proprio come abitudini e dobbiamo fare uno sforzo in più per una delle cose più vitali e più semplici e più economiche che ci sono in questo mondo, che è come idratare il corpo. Certo, ricordandoci che viviamo nel pianeta blu, cioè nel senso che la parte dell'acqua è qualcosa di fondamentale nel nostro corpo, grazie alla quale la vita ha iniziato ad essere presente sul nostro pianeta e quindi è, diciamo, parte integrante anche tra il 65 e il 75% del nostro peso corporeo. Quindi quando pensiamo al dimagrimento, ricordiamoci che bere è una parte fondamentale perché è il 75-70% del nostro peso corporeo. Cominciamo proprio dalla parte che tante ragazze e anche molti ragazzi chiedono proprio per una questione di autostima, insomma, quello che è la parte bellezza, salute, più che la salute, la bellezza e la parte di dimagrimento, di restare in forma. Quanto è importante la idratazione in questa fase di rimanere in forma, cioè di avere un corpo bello, ecco. Beh, la pelle è il nostro primo, diciamo, è la nostra prima immagine di quello che appare il nostro stato di salute e anche il nostro stato di idratazione. Quindi una corretta idratazione permette al nostro derma di essere più compatto, più morbido e quindi anche da un punto di vista percettivo immediatamente più efficace. Non soltanto quindi da un punto di vista di idratazione esterna con prodotti, cosmesi che sicuramente è fondamentale utilizzare quelli di ottima qualità, ma anche soprattutto iniziando dall'interno, perché la pelle comunque è l'espressione di quello che noi siamo all'interno. Quindi un corpo disidratato porterà di conseguenza anche una difficoltà di idratazione della pelle e un ottimo aspetto e texture della pelle stessa. Per quanto riguarda invece la parte della sporchezza, cioè che la pelle compare
opaca, un po' sporchetta, che molte ragazze vanno con creme, scrub e via dicendo, ma continuano a vedersi questa pelle a cartoncino. Come mai? La pelle ha una forte comunque capacità detossinante, uno dei nostri organi emuntori, ovvero comunque quelli che mette in correlazione la parte di accumulo di tossine interne e assieme a polmone, reni, intestino, fegato, aiuta comunque a metabolizzare, cioè a portare all'esterno quello che noi produciamo. È chiaro che se un corpo dall'interno ha una quantità di metaboliti particolarmente elevata che non riusciamo perché magari beviamo poco e quindi utilizziamo poco i reni, perché magari beviamo poco e quindi anche la stipsi è una correlazione, la pelle diventa il nostro veicolo maggiore di esternazione di queste scorie, di queste tossine, quindi anche la pelle non avrà difficoltà comunque ad avere una bellezza percepita di livello. Ok, ecco, e mi hai parlato di una degli argomenti che è molto evidente, principalmente nelle ragazze, che è la stipsi, quindi la stitichezza. Quanto influisce il non bere nei fattori di stitichezza, a volte anche cronica? Quindi è chiaro che nel momento in cui abbiamo difficoltà ad andare di corpo regolarmente, la prima cosa a cui dobbiamo pensare è: sto bevendo abbastanza? Perché la nostra quantità di feci, se non correttamente idratate, possono chiaramente risultare insufficienti per la loro motilità, cioè per il loro movimento. Soprattutto anche quando siamo in presenza di diete, tra virgolette, asciutte, cioè secche, prive quindi di quegli alimenti che hanno un alto impatto non soltanto in termini di fibre ma anche in termini di acqua come la frutta e la verdura per esempio, e aumentare il consumo di frutta e verdura aumenta comunque il transito fecale non soltanto per le fibre ma anche per l'acqua contenuta in quegli alimenti. Chi ha alimentazioni a base di proteine, cereali, alimenti comunque che hanno una scarsa quantità di acqua interna generano una sovrarichiesta di idratazione per ammorbidire le feci. Questo è un po', diciamo, il tema del problema dell'alimentazione moderna: cose pronte, cose veloci, quindi cose disidratate, e una scarsa abitudine al bere ci porta ad avere un incremento della stipsi sicuramente. Uno Ok, dei adesso. tanti fattori, non era per banalizzarli, cioè No, 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 l'attività, il anzi. movimento, però uno dei problemi sul quale sono stitico, la prima domanda è: bevo abbastanza? Poi, risposta a questa domanda, compensata la quantità idrica necessaria, vado ad analizzare tutti gli altri aspetti. Perfetto, adesso che mi stavi raccontando del tipo di cibi, ti chiedo una cosa, perché molte ragazze dicono: no, ma io mangio anche le zuppe. E gli dico: ok, come sono fatte queste supe? Sono supe preparate, le compro e sono quindi piene di conservanti e spesso anche molto sodio, perché gli mettono dei sapori artificiali o comunque altre cose che vanno ad innalzare un pochino il sapore delle stesse. Questi componenti non hanno lo stesso valore di idratazione di una supa fatta in casa o di altri tipi? È uguale, in poche parole, ecco. Allora, l'aspetto sull'idratazione può essere anche potenzialmente lo stesso, se pensiamo comunque alla densità della zuppa e alla quantità di liquidi presenti. Quello che invece fa molto la differenza, come hai detto tu prima, è nella quantità di sodio. Il sodio ha un potente effetto nel trattenere acqua all'interno del corpo, cioè è un cofattore di assorbimento dell'acqua. Quindi cosa succede? Che una dieta alta in sodio sottrae acqua al lume intestinale. Quindi se ci correliamo a quello che ci siamo detti prima sull'aspetto della stipsi, una dieta con alto contenuto di sodio può andare anche a favorire feci asciutte, inconsistenti dal punto di vista della morbidezza, da quel punto di vista. Ok, Ecco, perché ci siamo concentrati tu, perché da lì comincia tutto. Io dico sempre che cioè, si parte da un terreno pulito, che lo chiamo io, perché sennò è una catena che non esce più, cioè è un circolo vizioso. Se non si parte dal pulito, se non si parte
dall'ABC, dopo non è semplice, ecco, quindi questo è quello che io noto molto spesso, che se fanno diete si integrano altri tipi di attività motorie, si fanno tantissime attività per stare bene, però se non c'è pulizia intestinale, che è la base, io dico è molto 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 più complicato, quasi difficile e impossibile. Ok, adesso andiamo sulla parte delle energie, perché anche qua poi dopo si apre un mondo. Quindi già la parte di riuscire a capire che un corpo sano e vitale ha bisogno di essere pulito, credo che questa è la base. Per essere pulito vuol dire che si deve andare in bagno tutti i giorni, punto, anche più volte, no? Certo, beh, ognuno ha la propria, diciamo, regolarità e transito intestinale, però chiaramente sulla media di quantità di assunzione di cibo e di calorie che un uomo occidentale mediamente ha tra le 2000 e le 2500 kcal al giorno, abbiamo comunque una necessità fisiologica ad avere una regolarità intestinale nel quotidiano. Perché chiaramente più le feci rimangono all'interno del nostro intestino, più, come dicevi tu, il rischio che la circolazione sanguigna, cioè che quelle scorie rimangano all'interno del corpo, aumenta notevolmente. L'idratazione quindi aiuta anche ad eliminare, da un punto di vista ematico, quello che appunto passa dall'intestino, ovvero secondo organo emuntore, quindi dopo l'intestino passiamo al fegato in primis e poi dopo anche ai reni, che sono, diciamo, la diretta conseguenza di quello che è la nostra idratazione. Da lì può arrivare comunque l'effetto di dire sì, ma tutte le volte che bevo poi comincio ad andare in bagno, io non trattengo, cioè in realtà non mi sto idratando, dipende che tipologia di acqua stiamo bevendo, e quindi lì sicuramente dopo apriamo un attimino un mondo, ti lascio a te le domande su quello che è l'acqua giusta al momento giusto e nel contesto giusto affinché possa idratare e non che una volta entrata passi direttamente a livello renale nelle urine, quindi in realtà non ha il suo effetto se non quello di farci fare più pipì. Esattamente, la lascio per ultimo questa domanda perché ho bisogno che prendano nota tutte le ragazze, perché è una cosa che io la chiamerò proprio il diario delle abitudini per l'idratazione, quindi è un regalo che gli voglio dare, così alla fine facciamo proprio i bullet point, questo, quest'ora, questo tipo di liquido per poter idratarci. Prima capiamo l'importanza anche a livello di focalizzazione mentale, energie e vitalizzazione. E qua io dico anche qua, spesso si va alla ricerca di rimedi, diciamo così, estremi, integratori alimentari, energetizzanti e tante altre cose che non dico che non sono buoni, anzi io sono una integratori alimentari friendly alla grande. Però quanto può essere importante iniziare con idratarsi bene per poi dopo capire il resto? Che ruolo ha l'idratazione del nostro corpo in fase di energia? Centrale come sempre, perché se siamo al 70% composti da acqua, anche nei processi, negli scambi energetici, l'idratazione diventa il veicolo fondamentale di questa energia. Consideriamo anche soltanto il sangue, il plasma, il siero, cioè il nostro mezzo di comunicazione che dal cuore passa in tutte le cellule per dare sostegno e nutrimento da zuccheri, grassi, ossigeno. Tutto si basa comunque attraverso il trasporto, attraverso un mezzo liquido, tant'è che i grassi sono comunque trattenuti all'interno di una proteina, come conosciamo benissimo il colesterolo, che appunto è una lipoproteina, ovvero un grasso che è attorniato da proteine affinché possa diventare quindi solubile all'interno del sangue. Il nostro sangue è proprio esattamente come se fosse un grande ammasso di acqua piena di nutrimento che gira per il nostro corpo per fornire energia alle cellule. Quindi questo, diciamo, come mezzo, penso, la cosa più semplice da riuscire a capire come importanza dell'acqua.
nel nostro sì, corpo. E immaginiamoci chi adesso in questa fase della storia, insomma, delle attività delle persone, siamo in una fase, chiamiamola statica, molto statica, perché blocco, non blocco, spostamenti, non spostamenti, i movimenti delle persone si sono ridotti, io ne ho notato, più o meno di una media di un 20%, quindi il corpo, essendo in estasi di movimento e senza idratazione, anche se vuole, il sangue rimane lì, e quindi è molto pericoloso, è veramente pericoloso, almeno ragionandoci, analizzando tutta questa fase, dico, è più importante quindi bere ancora di più di prima, quando il corpo è così fermo tutto il giorno? Sicuramente stare fermi e immobile, non che idratarsi di più possa compensare una camminata, no, assolutamente, però sicuramente oltre a cercare di muoversi il più possibile, fare attenzione a idratarsi nella maniera giusta, soprattutto adesso che magari siamo più spesso in casa e quindi siamo anche portati magari a bere meno perché ci muoviamo meno, sudiamo di meno, quindi possiamo andare avanti anche una mezza giornata intera senza accorgerci di dover bere, soprattutto se in questo momento ci stiamo dedicando anche ad attività come parlare al telefono, fare delle video call, delle videoconversazioni, quindi parlare di più anche attraverso i dispositivi. Cosa accade? Che anche se in casa abbiamo una quantità di umidità corretta, che questo è già un altro tema, cioè portare comunque una corretta umidificazione, soprattutto ad oggi quando magari ci condizioniamo d'estate e ci riscaldiamo d'inverno, più siamo in clima secco, più a livello palatale, quando parliamo, noi emettiamo anche acqua, vapore acqueo. Basti pensare, quando c'è una giornata fredda particolarmente utile e umida, quando respiriamo dalla nostra bocca comunque esce il fumo. Quel fumo che esce dalla nostra bocca è vapore acqueo. Anche in questo momento che stiamo parlando, io e Anna Laura, ci stiamo gradualmente disidratando, non che necessitiamo una quantità di liquidi, no, particolarmente elevata, perché non stiamo sudando in maniera accentuata, però è un po' il tema per il quale anche tanti atleti che si allenano comunque d'inverno sudano molto poco, tendono a disidratarsi di più paradossalmente d'inverno che durante il periodo estivo. Quindi bere assolutamente anche quando siamo in casa diventa fondamentale, almeno mezzo litro durante la mattina e mezzo litro durante il pomeriggio, proprio per mantenere questi processi di idratazione e di scambi metabolici particolarmente efficaci ed efficienti. A livello infatti di focalizzazione, perché vedo una serie, quando comincio a fare le conferenze, le videoconferenze tra le 15 e le 18, c'è la gara di sbadigli, li sto contando. Come mai questa cosa? Allora, ricordiamo, lo sbadiglio è il primo segnale di disidratazione, cioè quando c'è un calo dell'attenzione è perché sta iniziando comunque nel corpo a mancare quella fluidità che è generata grazie a un corretto scambio di energia e quindi di ossigeno veicolato quindi dall'acqua. Quindi ai primi sbadigli, ricordiamoci, non pensiamo di oddio sono stanco, caffè, cibo, no, anzi lì andiamo a peggiorare la nostra quantità di idratazione, no, al primo sbadiglio è bevo un bicchiere d'acqua. Poi, se dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua ancora, cioè questi livelli rimangono tali di stanchezza, posso pensare da quanto tempo ho mangiato, oppure posso farmi un caffettino per riacquistare il tono, perché la caffeina comunque ha un effetto anche di stimolare la diuresi. Quindi dall'altra parte poi rischi anche di disidratarci, ovvero ci sostiene da un punto di vista nervoso perché ci aumenta l'adrenalina, ma da un punto di vista fisiologico, se è compensativa una scarsa idratazione, diventa deleteria a lungo termine per quello che vogliamo comunicare, cioè un corretto stato di forma fisica e di benessere. Sì, vedo proprio anche a livello gonfiore, occhiaia, a livello scrapolamento delle labbra, il naso, tutti i sintomi
visivamente intendo tutti i sintomi di disidratazione, in più questa gara di sbadigli e questi occhi che vanno da tutte le parti, questa mancanza di focalizzazione e mancanza d'ossigeno, giusto Lori? Esattamente, esatto. Ok, quindi la prima cosa, appena abbiamo il primo sbadiglio, se si sta mangiando bene, se avete mangiato bene, perché anche lì tocca vedere se avete... Ci ho mangiato un'etta e mezzo di riso bianco e poi dopo mi metto a fare le attività di webinar, dopo mezz'ora, forse tre quarti d'ora, il calo viene dato da un'ipoglicemia reattiva, dallo sbilanciamento che ho avuto nel pasto precedente, ma sicuramente lì soltanto l'idratazione non aiuta, per cui giustamente, come hai detto la Laura, se già ho mangiato comunque in maniera corretta, al primo deficit energetico, che di solito quindi avviene almeno due ore dopo aver mangiato in maniera corretta, allora bere un bicchiere d'acqua già mi riattiva gli scambi di ossigeno ed energetici. E adesso arriviamo a uno dei temi che mi piace un sacco, che è quello della prestazione sportiva, di quanto influisce l'essere idratanti durante, prima, dopo l'attività sportiva per un atleta, proprio, chiamiamolo anche per una per non un professionista, anche se tu segui proprio atleti d'elite, però anche per le persone che magari ci facciamo la corsetta di 15-10 chilometri, o anche quelli che fanno soltanto la passeggiata di 6 chilometri, o di, perché se fate un'ora di camminata veloce state facendo 6 chilometri, quindi già, siete già degli sportivi, no? Sì, sì, assolutamente, non più categoria sedentaria, no? Diciamo che già un'ora di attività al giorno è sicuramente il ottimale da un punto di vista aerobico, poi va individualizzata la tipologia di attività corretta, perché un buon approccio anche al benessere passa anche attraverso un potenziamento muscolare fisico di almeno una volta a settimana, che non significa fare dei pesi, ma significa comunque anche fare esercizi a corpo libero sempre all'interno di quell'oretta. Basta cominciare a pensare che ogni 10 minuti più o meno, no, la prima panchina che incontro io mi alzo e mi siedo per 20 volte e già sto facendo comunque del potenziamento. Ma detto ciò, dipende molto dal tipo di attività fisica, cioè se io faccio un'attività di ultra endurance, ovvero se io vado fuori a camminare o mi faccio una passeggiata in mezzo alle montagne di 3-4 ore, è ben diverso rispetto a quello che può essere la passeggiata di un'ora. E questo vale sia per chi va fuori a camminare o a passeggiare, sia ovviamente per gli atleti, dall'atleta di CrossFit o che ha quindi allenamenti tra i 40 e i 50 minuti ad alta intensità, fino ad arrivare al ciclista che magari sta fuori 6 ore, o il corridore, il runner, che sta fuori dalle 3 alle 4 ore a correre. Quindi è chiaro che ogni volta che io esco e penso di rimanere fuori oltre 45 minuti all'interno dell'ora, è importante pensare di portarmi dei liquidi anche con me. Poi è inverno e vado fuori da solo e non parlo per un'ora, posso anche pensare, correttamente idratato prima, di reidratarmi dopo. Diverso è d'estate, se esco e sudo tantissimo perché è molto caldo e molto umido, già un'ora può essere troppa per rimanere senza un apporto di liquidi intermedio. Questo per quale motivo, Anna Laura? Perché non siamo fatti per trattenere i liquidi come cammelli e dromedari, cioè siamo fatti per essere idratati al bisogno. Quindi un eccesso di idratazione ci porta a urinare, ovvero se io bevo mezzo litro tutto d'un fiato prima di uscire a camminare, dopo 15 minuti mi devo fermare a fare la pipì, perché comunque la quantità di liquidi non può essere accumulata, e mezzo litro è troppo se poi dopo vado ad attivare anche il metabolismo e quindi l'adrenalina data dal movimento. Quindi a seconda della quantità di sudore è importante pensare a un'idratazione che va dai 200 fino ai 500 millilitri di acqua, ovvero da 0,2 a mezzo litro di acqua ogni ora di attività, dipendentemente dalle condizioni atmosferiche esterne, come abbiamo detto. Quindi vanno sempre contestualizzate e valutate. E qui una domanda, e poi dopo chiudo perché non voglio dilungarmi più di tanto, per non far calare l'attenzione: come faccio a sapere se ho bevuto abbastanza? Mi peso prima e mi peso dopo. Quando io torno a casa, il delta di peso
non è ah, che bello, metabolizzato, bruciato, fatto, brigato. No, quello che è dall'inizio alla fine dell'attività Magari fosse così. motoria, no? Magari fosse così, ma quello che c'è di delta come peso è perdita di liquidi. E quindi in quel caso, se io torno con fino a una variazione di mezzo chilo in meno è corretta, quindi dovrò bere almeno mezzo litro nelle 3 ore successive al rientro dall'attività. Se invece io ho perso meno, perfetto. Se io ho preso del peso, significa che ho bevuto troppo rispetto a quello che era la necessità durante l'attività. Sì, io lo noto tantissimo, ho iniziato dopo, ho iniziato tardi per mancanza di informazione, però più o meno un anno e mezzo sono andata a correre per un'ora e mezza e non mi idratavo durante, proprio per non portarti la vocetta e queste cose che normalmente sono scomode. Andavo e notavo che mi stancavo e dicevo, ok, va bene, sì, non è tanto la stanchezza, però ero abbastanza in forma e era tutta una questione di disidratazione. Dopo ho fatto tutti i percorsi con le fontane e altro, però me ne rendo conto che 250 ml, come dici te, a metà o comunque al minuto 45 riescono a darti energie per gli altri 45 minuti. È pazzesco, cioè non hai bisogno di gel, insomma, di carboidrati, quelle altre cose. Fino a Basta 2 ore, bere. esatto. Fino a 2 ore di attività è più che sufficiente una corretta idratazione. Se 1 ora e mezza, 2 ore prima di iniziare l'attività, ho fatto il mio pasto corretto e bilanciato per le esigenze che servono durante l'attività. Ma rispetto al collegamento, che volevo fare anche un link di quello che hai detto, mi sono organizzata passando anche dalle fontane, benissimo, l'idratazione è importante per mantenerla, ma quando pensiamo di voler qualcosa di più, dobbiamo iniziare a pensare dopo la quantità anche alla qualità dell'acqua che andiamo ad introdurre, proprio perché tantissime evidenze comunque abbiamo e ci sono comunque da bibliografia scientifica anche nostra europea, tra l'Asker Geokendrup, che è uno dei nostri scienziati europei che più ha studiato e pubblicato sui benefici di una corretta idratazione, parliamo anche di il pH dell'acqua, ovvero quando noi andiamo ad utilizzare delle bevande dall'acquedotto, come possono essere le fontane o quant'altro, lo facciamo anche proprio per un'emergenza di quantità di idratazione. Se invece noi andiamo a togliere quel pH 7,5 medio che abbiamo dall'acqua del rubinetto, perché quel pH è grazie al cloro contenuto all'interno dell'acqua che stabilizza il pH stesso. Se riuscissimo ad avere un'acqua con dei pH anche a 8, 8,5, riusciamo ad avere una potenzialità sull'idratazione molto più elevata, anche un'insorgenza della fatica più bassa, perché se il pH del nostro corpo mantiene sempre lo stesso bilanciamento, il pH dei nostri muscoli invece può avere un delta di circa 2 di pH, e quindi già scendendo e acidificandosi, ovvero di uno come scala di pH, cominciamo a sentire quell'insorgenza di fatica muscolare. Ecco che come acqua a pH più elevato hanno mostrato comunque a parità di quantità e di idratazione essere molto più efficaci sull'insorgenza della fatica, ovvero di ritardare quello che è la persistenza, la fatica. E quindi da qui vediamo come è importante proprio anche la qualità dell'acqua dopo La che è passata la quantità, quantità. sì. Esatto. Infatti adesso lo sai cosa ho preso? Ho preso un giubbottino, così si mette la boccetta dentro e lì me la porto l'acqua, così non rischio neanche di fare Bravissimo. tutto gli altri. Piano piano impariamo tutti quanti, qua si tratta di imparare le cose che sono per noi giuste e poi come andare a implementarli, però partiamo dalle basi. La cosa bella che stavi dicendo prima, che stavamo parlando di prestazioni e muscoli, però la stessa cosa succede con gli organi interni. Fegato, i reni, vescica, e abbiamo molti problemi in questo periodo, anche qua che io ho notato proprio per feedback, consulenze che mi stanno chiedendo e tante cose di infiammazione, sia a livello intestinale, di vescica, cioè sto parlando di cistite, sto parlando di candide, sto parlando di prostatite.
anche qui, che ruolo ha il tipo di acqua o la quantità di idratazione che devono avere in fase di infiammazione di questi organi che hanno subito dei cambiamenti, ecco, dei malesseri, dei disturbi? Ecco lì, se parliamo comunque di applicazione di terapia idropinica, quindi parliamo dell'aspetto dell'acqua e dell'importanza che può avere su una patologia piuttosto che un'altra o un disturbo in questo caso, facciamo un esempio diretto su un'infiammazione delle vie urinarie, come può essere da una cistite. Questo comunque porta ad un innalzamento del pH anche delle urine, che crea un terreno di proliferazione. pH elevato delle urine non significa che come sono bravo perché ho una dieta molto alcalina e quindi riesco ad avere un buon introito di vegetale o di verdura. No, può essere anche una proliferazione di determinati batteri, che può essere dovuta anche al fatto che non mi sto idratando in maniera corretta, primo, o ho delle infiammazioni locali, per cui altri batteri dell'intestino hanno creato una disbiosi tale da aumentare la quantità di scarto con le urine, o appunto non soltanto lo stress, ma un'alimentazione sregolata mi ha portato comunque ad eliminare molti metaboliti, scorie e tossine anche dalle urine. Questa proliferazione può causare un innalzamento anche del pH. In questo caso è importante utilizzare delle acque, quindi non a pH così elevato come abbiamo detto prima per l'attività fisica 8,5, 8, 9, ma acque comunque leggermente un po' più acide, quindi anche a 5,5, 6, fino a un massimo comunque di 6,5, perché in questo caso sono delle acque che ricreeranno il terreno ideale per una corretta proliferazione, quindi per contrastare anche, grazie alle terapie che possono andare dal cranberry in caso di cistite, fino anche a delle terapie più specifiche se è necessario comunque un intervento clinico medico con la prescrizione anche di antibiotici. Ma nel caso possiamo comunque prevenire già i primi sentori, un bruciorino o qualcosa, cercando già di compensare, prima cosa, aumentando l'idratazione, cioè aumentando il ricambio che all'interno della vescica c'è per evitare della stasi di liquidi. E se la minzione, cioè la quantità di urina, non è aumentata dopo che io ho aumentato la mia idratazione, ecco che è il caso comunque di ricorrere, di andare dal medico per fare una verifica su quello che dicevi tu, se l'infiammazione è tale da trattenere, quindi da impedire uno svuotamento corretto della vescica, o in caso di prostatiti, se la prostata comunque comprime e quindi non ha una minzione corretta, oppure se abbiamo deficit di quantità di minzione, ovvero faccio poca pipì ma sento sempre lo stimolo. Quando sono arrivato a quei sintomi è già tardi, in quel caso devo andare dal medico, però ai primi sintomi invece, giustamente come dicevi prima, aumentare la quantità di liquido già ci aiuta con l'integrazione nutraceutica adatta a prevenire un aggravamento di questa condizione, a poter prevenire un aggravamento di questa condizione, perché niente è certo, però sicuramente è di grande aiuto. Sì, sono le prime cose che si sta moltiplicando questo malessere della infiammazione a livello nelle vie, insomma, urologico, si sta moltiplicando in questi ultimi mesi. Sarà un pochino per il cambio di stile di vita e tutto il resto, però ne sento molto, molto più il feedback di tante persone. E la prima cosa che spesso si evita è proprio quella di bere, perché come dà fastidio dicono: no, ma cioè, non bevo, mi dà fastidio. Invece è tutto il contrario, ed è importante sapere anche che cosa avere, perché adesso ce l'ha detto tutto Lorenzo, fate il rewind 2-3 volte finché non ci entra bene in testa, perché no, ma poi come dicevi tu benissimo prima, la condizione del cambio di stagione, non è un caso che in questo periodo arrivino nei cambi di stagione, no, i problemi alle vie urogenitali, perché passiamo da un momento dove magari bevevamo di più ad adesso che non siamo più stimolati a bere, perché la prima cosa che accade quando c'è il passaggio di clima qual è?
che alla mattina, se prima facevo la pipì quando uscivo di casa e poi magari a metà mattina o la rifacevo a pranzo, adesso magari dopo un'ora che sono uscito di casa devo trovare assolutamente un bagno per andare a fare pipì, quindi che cosa faccio? Non bevo perché magari sono in giro tutta la mattina, poi adesso magari no, però magari mi scoccia perché sto facendo delle dirette, non posso alzarmi ogni ora per andare comunque in bagno a fare pipì e quindi in quel caso io riduco la quantità idrica. In realtà quello è un passaggio che dovrebbe essere cambio la tipologia di acqua che bevo, cioè inizio a bere un'acqua che abbia un residuo fisso più alto quando ci sono i cambi di stagione, cioè permetto al corpo di adattarsi grazie ai minerali più presenti nelle acque più pesanti, tra virgolette, per cercare di trattenere un pochettino di più i liquidi e questo lo faccio per quelle poche settimane dove abbiamo oggi quei drop di temperatura, quei delta di temperatura, quei sobbalzi di temperatura che ci portano ad avere questo tipo di disagio. Oppure faccio una variazione anche sul pH dell'acqua, in tanti magari stanno iniziando ad utilizzare degli ionizzatori d'acqua in casa che possono regolare il pH dell'acqua. Quando ci sono i cambi di stagione, posso comunque fare una variazione cercando di andare su un'acqua con un potere idratante maggiore e quindi posso giocarmi anche col pH abbassandolo, aumentandolo a seconda delle sensazioni, cioè se ho un po' di acidità e gastrite, quel sintomo che lo stomaco borbotta un pochettino durante anche la giornata. Se ero abituato a bere delle acque con pH 8,5, magari passo a 8 per poi dopo ritornare a 8,5 perché questi delta sono dei adattamenti fisiologici che il corpo ha nei cambi di stagione. Quindi tanto si può fare per migliorare questo e poi tornare all'acqua che solitamente bevevo, ma diciamo che è un periodo di transizione che va anche ascoltato e il nostro corpo ha bisogno di essere assecondato e ha bisogno di sapere che noi ci possiamo prendere cura di lui. Bene, e il cambio di stagione è cambio di temperatura e di luce, non è calendario, perché quest'anno abbiamo avuto anche un leggero ritardo, insomma, nelle temperature più fredde, almeno qui in zona Romagna. Io ho notato il freddo è arrivato ieri, prima non faceva freddo. Quindi è qui, questi sono i cambi di stagione. Questo è un cambio di stagione che si sta sentendo, è lì che dobbiamo avere attenzione su come il nostro corpo reagisce. Se avete anche più bisogno, più stanche, tutto è un accompagnare con un cambio di idratazione e di alimentazione proprio legata al cambio di temperatura e di luce, non al calendario, giusto, Lorenzo? Dimmi te. No, no, corretto. Consideriamo che i cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro, tu dici ok, in Romagna ti posso assicurare che mia moglie e mio figlio vivono ad Amsterdam, quindi nonostante siamo in Nord Europa, anche sul freddo è arrivato questo weekend. Cioè, prima non dico che si girava in maglietta maniche corte, anche se gli olandesi mediamente tendono a girare in felpa anche quando ci sono i 10 gradi fuori. Però è un cambiamento globale quello che sta avvenendo anche nel ritardo dei cambi di stagione. Quindi noi ci adattiamo a questa Abbracciamoli, cosa. accogliamoli e più che altro accompagniamo il corpo, il nostro corpo a quello che è le esigenze dell'ecosistema, il nostro microcosmo in sinergia con il macro. Esatto. Facciamo attenzione soltanto quello, un'analisi di cosa succede anche fuori e non quello che abbiamo, perché appunto stavo dicendoli alle ragazze, non si beve nella stessa forma d'inverno, d'estate, in autunno e a primavera, perché le esigenze di idratazione sono diverse. Tutti dicono minimo 2 litri di acqua al giorno. Non è proprio così. È uno standard che se si acquisisce già questa consapevolezza, siamo a metà percorso, però manca l'altro 50% di consapevolezza. Quanto influisce l'idratazione nelle varie fasi di bioritmi e anche di proprio cambi di stagione? Beh, quando cambia la stagione è uno stress per il nostro corpo, adattativo, positivo. Stress non significa
per forza di cose qualcosa di negativo. Consideriamo che dalle situazioni di stress noi ci rafforziamo e diventiamo comunque ovviamente più forti ed evolviamo. Quindi partendo tiriamo fuori il meglio di noi, anzi, questa cosa la voglio rimarcare per tutti, tiriamo fuori, se siamo brave, tiriamo fuori anche il meglio di noi, ecco. Prego, scusa, lo volevo dire perché no, non ho lo stress. L'essenza stessa dell'essere umano nei periodi comunque di crisi si tirano fuori le soluzioni per andare avanti e per evolvere. Nei cambiamenti quindi è importante adattare anche l'idratazione e spesso quando andiamo verso il caldo sicuramente che è importante iniziare ad avere di più perché i 2 litri sono generali, ma se io vivo a 35 gradi o se con un tasso di umidità particolarmente elevato e sono esposto a questo caldo e a questa umidità, quindi la mia attività di sudorazione è particolarmente elevata, allora è chiaro che quei 2 litri di acqua al giorno mediamente diventano 3 litri di acqua al giorno. Oppure magari se io sono e vivo in un ambiente climatizzato, tra virgolette, coccolato durante tutto il giorno con una temperatura media tra i 19 e i 22 gradi e non parlo con nessuno, allora in questo caso io posso avere necessità anche di 1,2 litri, 1,5 litri se la quantità di alimenti che mangio è prevalentemente di tipo vegetale, quindi con un alto contenuto di liquidi. Per una vita anche sedentaria, comunque come siamo magari un po' più abituati a fare adesso, lo stesso noi abbiamo una necessità di introdurre tra 1,5 litri e 2 litri di acqua al giorno. E una cosa importante, come vi dicevo, cominciamo a pensare anche alla qualità dell'idratazione, cioè anche il discorso delle tisane piuttosto che degli infusi, non soltanto delle sostanze nervine come possono essere il tè, il caffè, che allora esse diciamo che non contribuiscono molto all'idratazione, ma all'introdurre dei liquidi che hanno comunque un'azione drenante, pulitiva, eccetera. Quindi anche da qua cerchiamo di capire com'è la nostra alimentazione. Se è un'alimentazione particolarmente ricca di zuppe, di tisane durante il giorno, allora la mia quantità idrica magari può essere anche di 1 litro, quella necessaria. Se bevo 3 tazze di tisane e mangio comunque una zuppa tutte le sere, una vellutata, e a pranzo mangio dell'insalato, delle altre verdure bollite, se non ho una sudorazione particolarmente importante durante il giorno, appunto anche 1,5 litri può essere sufficiente, assolutamente. Sì, infatti è la quantità e la qualità di cibo che ingeriamo, anche cibo proprio solido, e molte persone dicono ma tutto cibo, carboidrati e proteine, basta, non esiste, cioè, questo è carboidrati, questo è proteine, ma gli dico guarda che comunque la frutta ha dei liquidi. Certo, ha dei carboidrati, ma non dobbiamo pensare che ci limitiamo soltanto a quello, come dicevamo all'inizio della puntata. Cioè, se io mangio dei cereali, diciamo dell'avena la mattina, come può essere il piatto di pasta o un piatto di riso, rispetto a mangiare della frutta, è chiaro che la quantità di carboidrati magari può essere la stessa. Se mangio una banana, una mela, rispetto a mangiare il 70 grammi di pasta, quantità di carboidrati la stessa, ma la quantità di liquidi che io vado ad introdurre extra se mangio un piatto di pasta deve essere diversa rispetto a quella se ho mangiato comunque banana e mela. Per quale motivo? Perché nella pasta c'è poco potassio, più sodio e poca acqua, cosa che invece è esattamente l'opposto nella frutta: tanto potassio, pochissimo sodio e tanta acqua, o comunque molta di più rispetto al cereale. Quindi che cosa significa? Significa che in realtà mangiare della frutta come fonte di carboidrati equivale anche a bere e idratarsi grazie al potassio contenuto,
rispetto al fatto di mangiare dei cereali, anche se integrali, qualitativamente tutto quello che vogliamo, che però ci rendono un po' più carente di potassio e di quantità di liquidi che deve essere addizionata. Rido perché mi viene da piangere, perché un sacco dico, dai, guarda questa, perché non ti mangi una banana così? No, la banana è troppo pesante, mi dico. Beh, la banana comunque è vero, ha 30 grammi di carboidrati, sì, rispetto a una mela che magari quantitativamente è più o meno la stessa come volume e contiene il 30% in meno di carboidrati. Però è vero che di conseguenza più l'alimento ha meno carboidrati, più acqua. La banana ha meno acqua rispetto comunque alla mela. Quindi di conseguenza arriva che, fino ad arrivare all'anguria, al melone, quelle frutte più estive che hanno sempre carboidrati, ma la quantità che devi mangiare a parità di carboidrati è maggiore perché è il peso dell'acqua che è il contenuto, fino ad arrivare alla verdura che ovviamente che anch'essa contiene qualche carboidrato, chiaramente, ma per arrivare a una quantità di carboidrati utile io ho già mangiato talmente tanta acqua e talmente tanto potassio che non ci arrivo a soddisfare il mio fabbisogno energetico di carboidrati, ma sicuramente ho raggiunto quello idrico. Sempre meglio delle merende confezionate, merendine confezionate, che di idratazione diciamo che non hanno niente. Glielo diciamo alle ragazze che quelle cose non hanno acqua, no? No, quelle cose anzi sottraggono acqua. Cioè per essere il digerito, metabolizzato e quindi processato dal corpo, quella merendina consumerà almeno mezzo litro di acqua. Cioè se pensiamo a una merendina classica, come pezzatura tra i 30 e i 40 grammi, senza fare dei nomi delle marche, quella merendina avrà necessità, per essere anche soltanto digerita, metabolizzata e smaltita, di mezzo litro di acqua. Cosa che, come abbiamo detto prima, se mi fossi mangiato anche una banana, perché oddio ha troppi carboidrati, però ha sempre meno calorie, meno grassi e soprattutto non contiene tutto il sodio e quegli amidi che contiene una merendina. Se mangio una banana mi bastano 100 ml di acqua, se mangio una merendina devo berne mezzo litro. Quindi capiamo anche quello che è l'impatto sulla ritenzione di liquidi che quella merendina può dare, perché devo bere molto di più per diluire quella quantità di sodio che in realtà poi dopo viene trattenuta. Infatti, quindi abbiamo detto prima, le suppe confezionate, gli alimenti confezionati ne contengono molto, molto, una quantità molto alta di sodio, quindi hanno bisogno anche essi di avere una quantità maggiore di acqua, di idratazione con l'acqua fatta bene, un'acqua insomma giusta per digerire e soltanto per il processo digestivo di questo tipo insomma di alimenti processati. La stessa cosa succede per tutta la parte delle merende confezionate e credo che sia la stessa regola per tutti i cibi che si trovano all'interno di un involucro. Io li dico a tutti: se tu mangi cibi che sono avvolti in un involucro, vuol dire che hai bisogno, che non è cibo vero, che hai bisogno di più idratazione, giusto? Certo, esattamente. Può essere un ottimo distinguo quello che hai fatto, proprio calzante a pennello. Quindi si mangia solo come mangiavano le nostre nonne, senza involucro. Si compra il cibo, si prepara e se non si prepara si mangia crudo, punto. O quantomeno per il 75% di quello che vado a mangiare, dai. Perché comunque dobbiamo ricordarci che viviamo in un'epoca diversa da quella che hanno vissuto le nostre nonne. Dovremmo cercare di imparare dal passato per limitare la quantità di errori che ad oggi stiamo facendo, perché complessivamente è il nostro stile di vita che ci porta a dover fare degli errori, ma arriviamo sempre a una domanda: devo o posso? In realtà comunque è sempre una scelta quella che faccio di adattarmi ai doveri, perché in realtà comunque è sempre una scelta che io consapevolmente faccio nei miei confronti, nei confronti di chi mi sta attorno, e quindi rimane sempre posso la qualità della risposta che devo dare. E parlo proprio di qualità della risposta, non di tipo. Benissimo, abbiamo già capito un po' di cose, quindi la comodità a volte fa danno, non a volte, la comodità fa danno al nostro corpo.
vediamo fino a dove sanno avere comodità in tutte le fasi della, delle abitudini che abbiamo durante la nostra giornata e quante cose possiamo prevenire anche a livello di energia, focalizzazione e via dicendo. Adesso arriviamo all'ABC finale, che da dove devono cominciare, quando si beve, cosa si beve, come si beve, principalmente adesso in quello che è la fine del mese di novembre. Fra una settimana arriviamo a dicembre, comincia il mese del Natale e quindi si mangeranno tante cose belle, no? Anche qua dove... e poi fa freddo e poi dai, no, ma fa freddo, dai, io non ho sete, al mattino no, al mattino proprio non mi va, alla sera no, dopo mi scappa la pipì nella notte. Perfetto, allora partiamo da questi due temi principali che hai detto. La mattina non mi va, perfetto, perché è freddo. Bene, beviamo qualcosa di caldo. Cominciamo a prendere l'abitudine di riscaldare anche soltanto l'acqua, che non significa bere per forza necessariamente dei tè o delle tisane. Significa anche intiepidire l'acqua, perché adesso anche la temperatura ambiente magari è fredda. Quindi abbiamo bisogno di scaldare anche e attivare il nostro sistema digerente, quindi assolutamente è corretto. Quindi anche portare l'acqua a 40 gradi, non necessariamente a bollore, già comunque ci permette di migliorare quello che è una parte di riscaldamento del mio stomaco e del mio intestino per prepararmi a quello che bevo. La sera, se bevo e mi sveglio durante la notte per fare pipì, non va bene se interrompo il sonno. Cosa devo fare? Cercare di bere di più prima, quindi cercare magari di bere l'ultimo bicchiere d'acqua, l'ultima camomilla, tisana rilassante, o l'abitudine che tanti magari hanno di prendersi un po' di magnesio la sera, circa un'oretta e mezza almeno prima di coricarsi, in maniera che io con l'ultima pipì prima di coricarmi riesca ad eliminare la quantità di liquidi già in eccesso, e quindi cercherò di bere coerentemente di più nel pomeriggio e durante il pasto. Se ho necessità di bere di più durante il pasto, allora lì berrò comunque delle acque, come dicevamo, un pochettino più acide, e perché no, anche mezzo bicchiere di vino o un calice di vino può essere propedeutico durante questi periodi dove abbiamo necessità di riscaldare un pochettino di più il tratto digerente, perché aumenta questo riscaldamento anche piccole dosi di vino, che comunque, insomma, se parliamo di un calice, diciamo che non è proprio una dose omeopatica, no? Cioè ha già il suo peso, che accompagnato comunque a un bicchiere di acqua può diventare qualcosa di importante. Già qua abbiamo già fatto mezzo litro, perché è un calice di vino, un bicchiere d'acqua tra prima e durante, un altro bicchiere d'acqua un'oretta e mezza prima di coricarmi, con un'alimentazione che abbia comunque anche dei vegetali a cena, io il mio mezzo litro l'ho già bevuto. Benissimo. Anche questo è già un ottimo impatto. E la mattina a colazione uguale, se già mi bevo un bicchiere di acqua tiepida e poi dopo un tè, una tisana, o il mio mezzo litro di acqua che me lo tengo da bere durante la giornata, basta anche un bicchiere la mattina, se poi mezzo litro me lo bevo. Ho perso Lori, mi sentite ancora? Ho perso Lori un pochino, vedo se rientra. Ci stava dicendo esattamente cosa dobbiamo avere e arrivavamo al dunque. Adesso li scrivo un attimo, vediamo che cosa è successo. Eccolo. Eccolo Lori, ti ho perso per un attimino. Sì, il bello della diretta, no? Tutti ci dicono che è ora di andare a mangiare, no? Però prima di andare a mangiare beviamo un bicchiere d'acqua, perché sennò cosa significa? Che abbiamo parlato per niente, ci siamo disidratati per niente, invece noi sappiamo che
l'abbiamo fatto per un'ottima causa, ovvero cercare in voi la curiosità di applicare qualcosa di nuovo che ci siamo detti oggi, perché questo fa parte dell'evoluzione, del miglioramento. Benissimo, e che tipi di acqua? Perché poi adesso c'è tantissima informazione in base a proprio al tipo di acqua che dobbiamo bere, come mi dicevi prima, le fontane, e ovviamente qualsiasi cosa. Ieri stavo facendo, come ti dicevo prima, la conferenza di biohacking con il gruppo di Mindset Biohacking, e si parlava anche di persone che si sono idratati con la propria urina in questioni estreme nel deserto, quindi diciamo che a mali estremi, mali rimedi, ma se non abbiamo questi mali estremi, che tipo di acqua dobbiamo bere? Allora, l'acqua consigliata nel fuoripasto è comunque un'acqua con un pH più elevato, quindi ideale cercare di stare tra l'8 e il 9 come pH, e anche lì aumentiamo il pH man mano ci siamo abituati a bere un pH più basico. Perché questo fuori dal pasto permette di tenere l'acidità gastrica un pochettino più bassa, e riduce anche comunque la sensazione di fame e aumenta il potere di idratazione dell'acqua stessa. Perché, come abbiamo detto prima, se gli studi ci dicono che durante l'attività fisica un'acqua pH più basso riduce la percezione di fatica, idem accade anche per un non atleta, cioè una persona che durante la mattina o durante il pomeriggio fa la sua vita e le sue attività, che tra lo stress, le arrabbiature possono comunque aumentare i livelli di acidità metabolica, cioè la produzione di scorie e tossine e quindi anche di adrenalina, e quindi in questo caso l'acqua con un pH tra 8 e 9. Mentre durante il pasto io posso partire con un primo bicchiere di acqua con un pH alto, quindi per tenere più regolato, poi quando inizio a mangiare invece riportare comunque un pH tra il 7 e l'8 può essere migliore, cioè è sicuramente migliore, perché si favorisce con un'acidità idrica un pelino più alta anche i processi digestivi, perché mentre mangiamo poi l'acidità gastrica va stimolata, per quello anche acque più bicarbonato calciche, quindi quelle diciamo con un residuo fisso più alto, sono consigliabili anche durante il pasto. E da lì so già che mi volevi chiedere, perché sì, infatti, tante case ce lo chiedono. Dove li troviamo? Perché poi dopo partiamo dal presupposto che magari non si beve l'acqua dalle bottiglie, o chi beve dalle bottiglie dopo che cosa deve fare, insomma, perché qua se non si aprirebbe un altro mondo. Ecco. Allora, non potendo parlare di marche, chiaramente abbiamo già detto acque bicarbonato calciche, quindi con residuo fisso alto, ovvero non quelle acque così povere di sodio, così povere di residuo fisso, ma acque che hanno anche dai 400 ai 600 milligrammi per litro di residuo fisso, con dei pH che vadano anche a 6. Può andare bene anche un'acqua gasata durante il pasto, se il soggetto, al soggetto comunque piace l'acqua frizzante. Ecco, durante il pasto è l'unico momento dove potrebbe essere consigliabile, non per tutti, ma sicuramente per un soggetto sano consigliabile l'utilizzo di acqua frizzante. Fuori pasto invece assolutamente no, acque con basso residuo fisso in questo periodo, ecco, contestualizzate per l'appunto con un pH più elevato, quindi andiamo a guardare pH che va dal 7 all'8 nell'etichetta delle acque con un residuo fisso che, se ai pasti abbiamo detto tra i 400 e i 600, andiamo a sceglierle sotto i 250 da bere fuori dal pasto, perché anche l'acqua ha una propria importanza. Se bevo acqua del rubinetto, ecco, in questo caso sarebbe molto utile e consigliabile, se il soggetto non prende delle acque in bottiglia o si approvvigiona, per fare questi adattamenti qualitativi è fondamentale pensare di trattare l'acqua del rubinetto attraverso apparecchiature dedicate, insomma, che possono essere l'abbattere la carica di residuo fisso, se sono acque molto calciche, fino ad arrivare all'ultima parte fondamentale, la ionizzazione, cioè la possibilità di poter regolare il pH dell'acqua per le esigenze che ci siamo detti, insomma.
Chiedete a Lorenzo, mandateli magari in privato, tanto lui ha il suo centro, adesso ti chiederò dove ti possono contattare tutti quanti, chiedetemi a me, ne conosco di bravi che sapranno consigliarvi meglio per questa cosa del pH e via dicendo, perché è importante, e perché è importante, perché come vi ho detto all'inizio, sembra banale, mi metto le mani tra i capelli, dicono ah ma l'acqua dopo devo star dietro cioè dove, se no l'alternativa è che dovete leggervi dei bugiardini così dell'utilizzo dei medicinali, perché tanto è lì, cioè, no? Si chiama prevenzione, no? Cultura, non lo so, cosa ne dici Lorenzo? Perché molte persone sembra complicata questa cosa. Allora, sul fatto che sia complicato, ogni cosa che è nuova sicuramente ci porta a dire è uno step in più che devo impormi di farlo, ma in realtà è perché lo voglio, perché so che una volta che bevo quantitativamente in maniera adeguata, poi devo necessariamente pensare alla qualità dell'acqua, perché se l'acqua è il 70% di quello che l'essere umano è fatto, come possiamo banalizzare la qualità dell'acqua se per il 70% è quello che siamo, e quando siamo sempre più attenti a il biologico, l'integrale, il coltivazione, filiera corta, cioè stiamo parlando veramente di un'evoluzione della qualità dell'alimentazione, perché non è che stiamo dicendo che dobbiamo per forza cambiare l'acqua che beviamo, no, dobbiamo innanzitutto migliorare la consapevolezza di quello che stiamo facendo, e da quello arriva l'esigenza di come abbiamo fatto nel migliorare la qualità del cibo che mangiamo, anche migliorare la qualità dell'acqua che beviamo, perché ci siamo dimenticati proprio che prima di pensare a mangiare dovrei pensare a bere. Eh già, senza mangiare si resta anche un po' di giorni, senza avere no se puede. Il nostro corpo ci dice ciao prima che ce ne accorgiamo. Abbiamo superato l'ora, dovevamo fare 45 minuti, ma mi sono lasciata portare dall'emozione. Se ci sono domande, lascio 30 secondi per qualcuno che voglia fare delle domande. Se non, ripeto, dove ti possiamo trovare, Lori? Ci potete trovare, parlo al plurale perché rappresento comunque un gruppo di lavoro che è Strategic Nutrition, okay. Dove assieme a tanti colleghi, non soltanto nutrizionisti, ma anche medici, psicologi, psicoterapeuti, personal trainer, preparatori e quant'altro, ci trovate a Bologna come sede, all'interno comunque delle strutture in Piazza Zarita, Strategic Nutrition Center, e Villa Bella sui colli di Bologna, posto fantastico anche da un punto di vista contestuale ed energetico, oltre a trovarci online ovviamente su strategicnutritioncenter.com o strategicnutrition.it e sulle nostre pagine Facebook e Instagram, sempre Strategic Nutrition Bologna o Strategic Nutrition Italy. Benissimo, domande non ci sono, buongiorno a tutti, adesso ho visto tutti i messaggi di Francesco, di Michele, di Michela, di Massi, di Monica, di Marcello, la Savia è con noi, va bene, grazie a tutti, grazie mille Lori, perché veramente ci hai dato una infarinatura non completa di più di quello che è la importanza della qualità e della quantità di idratazione che dobbiamo avere sempre. Grazie e ci vediamo. Grazie a te, Anna Laura. Perfetto. A tutti buona giornata e buon inizio settimana. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao.